Al Tanascio di Roma si trovano di fronte il Tor Sapienza di mister Daniele Scardini, reduce da 19 vittorie ed un pareggio in campionato, e lo Zagarolo di Maurizio Mari, che viene dalla sconfitta subita a casa Mari. L'avvio dei padroni di casa è veemente, con il Tor Sapienza che passa in vantaggio al primo minuto. Scatto sul filo del fuorigioco di Pilone, il tiro di sinistro e la palla che entra in rete, con la non perfetta opposizione da parte di Pigliotti, estremo difensore dello Zagarolo. Ecco, rivediamo il replay con il tiro da parte del numero 11 Pilone e la palla che entra in rete per il gol dell'1-0 locale. Al 12esimo risponde lo Zagarolo, calcio di punizione di Gerosi e palla che termina al lato di un metro alla destra della porta difesa da Pedulla. Ancora Zagarolo in avanti, 3 minuti più tardi, pallone sulla sinistra per il numero 10 Balbinetti, il tiro di destro da parte del centrocampista dello Zagarolo che termina al lato. Il Tor Sapienza si fa vedere con il numero 10 Spina, che salta un paio di avversari in dribbling al 25esimo e poi scarica di sinistro con la pronta respinta da parte di Pigliotti. Non succede più nulla fino al 18esimo della ripresa, quando arriva il pareggio dello Zagarolo, calcio di punizione dalla tre quarti e deviazione sfortunata del difensore del Tor Sapienza Spalvieri, con il pallone che entra in rete alle spalle di Pedulla per il gol importantissimo del pareggio dello Zagarolo al 18esimo della ripresa. E vediamo la palla che batte appunto sul corpo di Spalvieri ed entra in rete. Il Tor Sapienza reagisce prontamente, palla da Pilone per Spalvieri sulla corsia di sinistra, il cross al centro, ancora Pilone, il sinistro e pallone sull'incrocio dei pali. Lo Zagarolo si fa vedere con il numero 4 Napoli, il calcio di punizione e la deviazione in corner da parte di Pedulla. E questa è l'ultima occasione dell'incontro prima del triplice fischio finale che sancisce il pareggio dello Zagarolo sul campo del Tor Sapienza. Per Fuori Area, Alessandro Grandoni.